Sì, diciamo che da qualche anno, anche a seguito di una serie di direttive europee e quindi di fonti normative sovranazionali, vi è un vero e proprio interesse per la tutela della persona offesa e in particolare per la partecipazione della persona offesa anche al procedimento nella fase delle indagini. In ultimo, con il decreto legislativo del 2015, 212 del 2015, proprio a seguito in attuazione di una direttiva europea in tal senso, sono state modificate alcuni articoli del codice di procedura e inserite altre disposizioni che prevedono che sin dal primo momento, dal primo contatto della persona offesa con l'autorità procedente, sia essa autorità giudiziaria, sia essa polizia giudiziaria, la persona offesa venga informata di tutta una serie di diritti, di facoltà che ha la possibilità di svolgere sin dalla fase delle indagini preliminari. E questa è un'attenzione sempre crescente in ambito europeo e in ambito internazionale, sia per le persone offese in generale nel procedimento penale, sia per le persone offese vittima di violenza alla persona cosiddetta o violenza di genere, a seguito appunto di tutta quella normativa che ha introdotto a partire dal 2009 con il reato di stalking e a seguire tutte le disposizioni a tutela appunto dei soggetti particolarmente vulnerabili. Sì, adesso noi abbiamo nuovi articoli nel codice penale che rispecchiano una direttiva comunitaria dove appunto si vuole garantire un'informazione a chi espone una querela, ma, diciamo, maggiore. È chiaro che poi un conto è la disposizione normativa e poi la disposizione normativa pratica nelle procure che sappiamo c'è una carenza di organico abbastanza evidente. È un canale nuovo, è un canale che si apre e che cambierà secondo me anche poi l'intera fisionomia del processo. Questo incontro quindi serve anche a dare un valore nuovo al processo, parlandone direttamente con gli avvocati, che sono forse la parte che è più interessata. Sì, credo che serva soprattutto una discussione che si sta facendo a livello politico, ma che deve essere approfondita con gli operatori di diritto, perché di fatto il processo è una finestra sul mondo e quindi la legge non può che recepire quelle che sono anche le istanze. Sempre di più ci sono un reclamo di diritti, e anche ovviamente quello che soprattutto c'è un diritto al processo da parte del pubblico, dello Stato, dei cittadini, ma c'è anche, ci sono persone coinvolte direttamente, quelle persone che parte hanno in questo processo? Questa è una cosa che va approfondita, noi ne recuperiamo, diciamo, il valore sociale e il richiamo sociale, poi va approfondita però con i tecnici del diritto per capire anche come cambia alla fine il processo stesso. Sono delle risposte che credo che siano delle pretese e dei diritti. Io da poco ho fatto un'interrogazione proprio al Ministro della Giustizia per chiedere aumento organico di procura ordinaria, perché comunque ha un ordinario importante, Catanzaro, avendo anche sede della regione, eccetera, di una serie di uffici, e della procura distrettuale che ovviamente tocca un ambito regionale enorme, che oggettivamente se si guarda il paragone di altri distretti giudiziari è decisamente non considerato. Allora da un lato non si può dire che in 'ndrangheta sia un problema, dall'altra non fornire però le risposte adeguate. Ora il Ministro ha risposto che si riparlerà di questa vicenda in sede di revisione di piante organiche. Io penso che non, quando c'è un'emergenza non si aspetta la riforma generale, si trovano i magistrati e si mandano. Tanto fra circa un mese forse arriverà a Catanzaro il dottor Gratteri. Arriva il Catanzaro e il dottor Gratteri e non lo so, io forse sono di parte in questo, nel senso che è un magistrato che io stimo personalmente molto, perché è una filosofia e perché soprattutto non guarda in faccia nessuno. Quindi sarà una nuova era e vedremo poi i frutti. Non vorrei poi sovraccaricarlo di eccessive responsabilità o di aspettative eccessive. Grazie.